estendere il perimetro dell'area dove è possibile accedere ai 12 milioni di euro del bando Fare Centro, pensato per favorire con incentivi e agevolazioni il reinsediamento di attività commerciali e artigianali nel centro storico dell'Aquila in ricostruzione, ma ancora semi spopolato. A chiederlo con forza Paolo Della Ventura e Pier Giorgio Leocata di Possibile, che hanno avviato anche una raccolta firme. Questa perimetrazione iniqua, hanno argomentato Leocata e Della Ventura. È infatti incredibile che siano state escluse aree piene di attività economiche, come in primis via Strinella o anche parte di via della Croce Rossa e altre strade a ridosso delle mura urbiche e del centro. Il rischio ora è che queste aree subiranno un crollo del valore degli immobili e negozi e studi professionali chiuderanno per riaprire dentro le mura a poche centinaia di metri per godere delle agevolazioni. La raccolta firme itinerante proseguirà fino al 25 giugno, giorno di scadenza del bando Fare Centro. Una raccolta firme aperta a tutti i cittadini chiaramente della città perché si possa allargare il bando a delle zone escluse in maniera secondo noi abbastanza superficiale, anche perché nel bando sono poi comprese zone che non hanno nessuna attinenza con il centro e nel Fare Centro. Parlo di San Pietro della Jenca e di Fonte Cerreto, oltre a diversi comuni che sono fuori dal cratere Aquilano e quindi sono nel Teramano e nel Pescarese. Allora, questo è il nostro messaggio: se si pianifica uno sviluppo della città, la città deve essere considerata nel suo complessivo, senza lasciare dei buchi in mezzo. Le vie di cui si chiede l'inserimento sono via Gualtieri d'Ocre, Caldora, Strinella, Chiarizia, Teramo, Atri, Montereale, Pescara e ancora viale Tagliacozzo, la parte inferiore centrale di viale Gran Sasso e quella superiore di via della Croce Rossa.